cos'è l'home staging e come puoi trasformare una casa e vendere in 90 secondi. Perché 90 secondi? Semplicemente perché è il tempo in cui le persone decidono se quella è casa loro. Ti ricordo sempre che tu devi trovare un utente finale, la famiglia, che vuole comprare il tuo immobile. Devi trovare una persona, delle persone che semplicemente avranno la volontà, il denaro, il mutuo già pronto di comprare un immobile senza avere problemi. Quella cosa deve essere per loro piacevole. Ecco che l'home staging, che semplicemente è sistemare una casa anche con dei mobili di cartone, fare delle belle foto e presentare una casa con degli ingombri, così si chiama in termine tecnico, che faranno sì che le persone capiranno come poi faranno quella casa. Io racconto sempre un episodio scusami, un episodio che ho vissuto direttamente, in verità sono più di uno, ma uno in particolare che ricordo a San Francisco. Entrai in questa casa per poterla andare a vedere ad acquistare e mi trovai veramente in una situazione in cui sembrava che non fosse una casa in vendita, perché era perfettamente arredata. Addirittura in bagno c'erano gli asciugamani, c'era il sapone, c'era lo shampoo, in cucina c'era la pentola sul fuoco dove c'era che bolliva l'acqua, addirittura i particolari. A quel punto tu ti senti immerso in quella casa e dici: questa è proprio casa mia, chiaramente se ti piace, e quindi ti senti a casa tua e ti senti riattivare le emozioni, ti riattiva l'emozione quella di vivere in quella casa. E ti permette, tra l'altro, l'home staging di modificare un difetto in una potenzialità, perché semmai quell'angolino era brutto, ma tu ci metti una bella piantana, una bella luce, un bel divano, una qualsiasi cosa, ma questa poi affidala a un professionista. Ci sono degli ottimi home stager in Italia che stanno facendo un grande lavoro, paga 1000, 1500 euro, 2000 euro, quanto sia, poi dipende da quanto è grande la casa che tu hai acquistato, e otterrai chiaramente dei grandi vantaggi. Ti ricordo che l'home staging non è una ristrutturazione, ecco quattro punti che ti voglio dire. Quindi la ristrutturazione prevede chiaramente almeno 20-30 mila euro. L'home staging è qualcosa di non invasivo, è prima cosa low cost, è non è invasivo e fa vedere più velocemente l'immobile, e velocemente tu puoi allestirlo, non devi aspettare 2-3 mesi, 4 mesi per poter fare una ristrutturazione, sempre che non sia chiaramente necessario fare la ristrutturazione. Non dico di non doverla fare, se trovi un immobile particolarmente ristrutto i lavori fagli e poi chiaramente la allestisci con l'home staging successivamente. Aumenta il valore dell'immobile, statistiche vere, lette proprio attraverso gli occhi di chi fa questa attività, velocizza del 67% il tempo necessario per poter vendere l'immobile. Quindi devi applicare subito questa regola. Da dove iniziare? Rimuovi subito i mobili antichi, i mobili vecchi, tutta la polvere, tutta la carta, tutti i suppellettili, cose brutte, cose vecchie che ci sono in quella casa, non fanno parte dell'emozione che devi dare. Due, ritinteggia le pareti se possibile col bianco, tranquillo, pulito, senza dover scattare vetrato o meno, anche soltanto il bianco da quella sensazione di piacere nel farlo. Ripeto, io ti sto dando delle indicazioni, ma poi ci sono dei validi professionisti che l'ho fatto. Metti in ordine e riattiva gli arredi. Perché voglio dire riattiva? Ricordo ancora una mia zia che quando veniva a primavera le spostava i mobili nelle stanze, semplicemente li spostava perché si sentiva meglio, aveva una nuova vita, e quindi già rimodellare le stanze spostando dei mobili da un posto all'altro può far sì che la gente abbia una visione diversa. Ma qua hai bisogno sempre di un consulente. Quindi mi raccomando, puoi scegliere anche tre strade, chiaramente il classico, puoi scegliere il basic o il moderno, ma questo dipenderà dove è l'immobile e qual è il target a cui
vorrai vendere lo stesso immobile. Quindi approfondisci con me questa particolarità, anche se vuoi, alla Strumenti di Successo, che è un corso che facciamo due volte l'anno e che ti permetterà di conoscere i nostri professionisti sull'home staging. Quindi ti auguro ancora una buona vita e mi raccomando, continua a seguirci in questi podcast, siamo credo al numero 20, e chiaramente su questi video su YouTube e su tutti i canali social. Buona vita ancora e buona giornata.